Oggi è un giorno particolare. Da diversi giorni ho cercato di fare quel complesso lavoro di riassumere le idee che penso siano connesse all'incontro con Gigi Bosco. Questa giornata in particolare la vedo come la classica giornata di frontiere, come la chiamiamo noi a Milano, ma la vedo anche come un rituale di continuità e di passaggio. Una giornata particolare connotata da un tempo in cui io e molti altri, penso, ci sentiamo in lutto. Questo è un lutto particolare. Nel lutto descritto in un articolo di alcuni anni fa c'è un tempo sospeso. Alcuni tentano di distogliersi da questo kairos e si buttano a capofitto in quello che ho descritto come tempo ingannato. Ma personalmente, per Luigi, sento che fino ad oggi siamo stati nella dimensione del tempo sospeso, capaci di sostenerlo. Il tempo in cui nulla sembra accadere, dove però la mente cerca le connessioni utili per organizzare i significati salvagente. Oggi, grazie a questo rituale collettivo, è il giorno del tempo ritrovato, dove il futuro si apre, gli viene inconosciuto e proprio per questo offre tutte le sue opportunità. Un tempo liberato dalle profezie che si autoavverano, dall'ombra della perdita, illuminato dalla grande eredità di cui ognuno è responsabile, eredità pronta, disponibile a chi ne voglia far fruttare la promessa. Nel 2004, involontariamente, ho invitato Luigi Boscolo a un convegno che si chiamava Le dimensioni del lutto, che avevo organizzato con i gruppi d'automutuo aiuto a Como, e gli avevo chiesto di venire a parlare in quell'occasione del tempo nel lutto. E nessuno sapeva che in febbraio sarebbe morto Gianfranco Cecchini. Luigi è arrivato quel giorno di inizio primavera a Como, è iniziato il suo discorso, che abbiamo raccolto negli atti del convegno, in questa maniera. Questo è un periodo particolare. Il 2 febbraio il mio grande amico e collega Gianfranco Cecchin, co-direttore insieme a me del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, è morto in un incidente stradale. Questo in qualche modo ha avuto un effetto su tutti, anche perché lui aveva una personalità particolare, era una persona molto viva, che sapeva ascoltare le persone, aveva molta umanità con gli altri e molti si legavano strettamente a lui. Era una persona molto creativa come terapeuta. L'effetto della sua morte è stato incredibile. Io mi aspettavo che ci sarebbe stato un forte effetto, ma non fino a questo punto. Oggi mi sono chiesto cosa direbbe Gianfranco di Luigi. E mi sono immaginato queste parole. Questo è un periodo particolare. Il 12 gennaio il mio grande amico e collega Luigi Boscolo, direttore del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, è morto, dopo un periodo di assenza dal lavoro. Se n'è andato in silenzio. Questo in qualche modo ha avuto un effetto su tutti, anche perché lui aveva una personalità particolare. Era una persona molto viva, che sapeva ascoltare le persone. Aveva molta umanità con gli altri, molti si sono legati strettamente a lui. Era una persona molto creativa come terapeuta e l'effetto della sua morte è incredibile. Io mi aspettavo che ci sarebbe stato un forte effetto, ma non fino a questo punto. Non si finisce mai da imparare. Allora, quello che vi racconterò adesso è, come dire, quello che penso siano stati gli effetti dell'incontro con il Centro Milanese di Terapia della Famiglia e in particolare con Luigi Bosco. Per me non c'è l'uno senza l'altro, ovviamente, nella mia testa. Li ho conosciuti insieme, ma li ho conosciuti anche distinti. Per certi versi rappresentano due facce della stessa medaglia, una accoppiata che mi rimanda all'infanzia. Forse per questo hanno avuto un impatto così forte per me. Boscolo e Cecchini, come Gianni Pinotto, come Stanlio Olio, come Stansky e Hutch,
no? Come attente quei due. E poi ovviamente si sono ritrovati i quattro, no? Prima di trovarsi i due. E ho immaginato che un gruppo come questo qua, pop, no? Fosse rappresentativo. Ovviamente il gruppo di Milano è stato, come è stato ampiamente descritto all'inizio della mattinata, un gruppo importante per far sì che poi i due si trovassero per conto loro. Ovviamente noi abbiamo imparato che non esistono coppie, ma esistono triadi. E ognuno di noi, ce l'hanno insegnato i nostri maestri, ha senso solo nelle relazioni. Non esistono individui, esistono relazioni. E quindi io riesco a immaginare il Bosco del Cecchino solo in relazione a Gregory Bateson. Poi ho cercato di immaginarmi che effetto hanno avuto loro che hanno lavorato con le idee di Gregory Bateson su di me. E quello che cercherò di fare è una, come dire, descrizione di quelle che penso siano le idee che ho appreso e gli effetti che hanno avuto loro su di me, ma in particolare con una punteggiatura particolare, quella a partire dall'incontro con Luigi Bosco. Ovviamente c'è quell'area della mente che penso mi connetta a lui, che è connessa dal punto di vista teorico a molte altre persone. Qui ho cercato di mettere quelli che penso, le persone che mi hanno offerto delle idee che penso di utilizzare quando faccio terapia e quando insegno. Dal punto di vista della pratica clinica, ovviamente ho sempre in mente sia l'uno che l'altro. Torniamo a Luigi. Allora, per me innanzitutto l'incontro con Luigi Boscolo è stato un deutero apprendimento. Ho imparato concretamente, così almeno mi sembra, che cosa significa fare un apprendimento che ti aiuta ad apprendere. E ho scoperto quell'aspetto che secondo me Luigi Boscolo era molto spiccato degli effetti non intenzionali dell'apprendimento. Cioè quel fenomeno che viene spesso chiamato serendipity incident. Cioè ogni tanto ci si fermava quasi stupiti, no? Di alcune idee che nascevano nell'incontro. Il rigore e l'immaginazione l'ho imparato soprattutto da lui, nel senso anche dell'attenzione e della curiosità che metteva nelle relazioni. Per esempio, dal punto di vista del rigore, mi ha sempre colpito come pensava le idee, cioè come le idee entrano in relazione tra loro, che è uno, se volete, dei dettati di Gregory Bateson, e quali effetti producono nelle relazioni. Ma è soprattutto sul canale analogico che io soldavo molto a Luigi Boscolo, ed è uno dei canali che mi ha insegnato di più. E nell'ambito della comunicazione analogica ho osservato la sua proposta relazionale, come lui proponeva la relazione terapeutica. In particolare la ricerca dei luoghi della relazione. Io ho scritto un libro con Paolo Bertrando che è I tempi del tempo e da diversi anni, occupandomi anche di, in particolare di lutto, ho immaginato che si debba scrivere anche i luoghi dello spazio, ma un testo che in qualche modo descriva le possibilità della relazione che viene influenzata inevitabilmente anche dal luogo e dalla forma relazionale. Un altro aspetto del rigore è la responsabilità autoriflessiva della propria posizione nel sistema. Io appunto ci sono state delle frasi che mi hanno evocato questo aspetto stamattina, lui si chiedeva spesso appunto che tipo di posizione avesse nei confronti all'interno del sistema terapeutico e chiedeva soprattutto alla team di avere feedback su questi aspetti. Io al Centro Milanese di Terapia della Famiglia ho conosciuto uno dei luoghi della ricerca della relazione terapeutica. Quella team che significa, come dire, avere in mente
cervello cibernetico che riflette su se stesso, grazie anche attraverso il confronto con i colleghi e con gli allievi. Dal punto di vista dell'immaginazione, ho cercato sempre di comprendere come tradurre l'epistemologia di Bateson nella pratica clinica, e penso che sia Cechin che Buscolo abbiano rappresentato uno degli esempi migliori di questa traduzione. L'immaginazione la vedo anche nei termini della curiosità, in particolare l'insegnamento che ho avuto da Luigi è stato l'attenzione, la curiosità che aveva verso le famiglie, ma anche verso i colleghi, verso gli allievi. Era curioso di sapere come la pensavano le persone. Ho imparato anche l'attenzione alla tentazione della certezza. Di non essere mai troppo sicuri di quello che si pensa e di quello che si dice. E anche che nasce dalla lezione di Maturana Varela, il divenire stranieri. E questo me l'ha insegnato quando, per esempio, mi proponeva, come ha proposto a tanti altri ovviamente, di andare a sentire anche altri colleghi di altre scuole, di altri orientamenti. Perché divenire stranieri significa prendere distanza dalle proprie idee e riuscire a fare la differenza. Altrimenti ci si satura nel proprio discorso e si smette di imparare. Ho imparato la centralità delle domande, ma diceva vale di più una domanda che tre risposte. Il desiderio di apprendere, come vi anticipavo prima, l'analogico dello stupore, spesso lo vedevo meravigliato per alcuni modi di fare delle famiglie, per alcuni modi di pensare, di rispondere delle famiglie. No? Faceva un movimento che rappresentava questo stupore. Si tirava, no? Iperestendeva la schiena. Per me quello era il segnale che lui veniva colpito da qualche cosa di particolare. Sempre dal punto di vista del rigore, l'autoriflessività verso la propria storia e le proprie emozioni e la ricerca del confronto. L'uso delle emozioni, come è già stato detto precedentemente, come medium relazionale per raggiungere il cambiamento. Le emozioni come forma del conoscere, un discorso che ha lasciato in sospeso perché gli acciacchi l'hanno obbligato a interrompere questo discorso, ma che spero possiamo portare avanti in gruppo al Centro Milanese. Ecco, una delle più grandi lezioni di immaginazione è la lezione di libertà, la libertà di pensare come conoscere quello che si dice di conoscere. Il rigore e l'immaginazione di Luigi Boscolo per me rappresentano un grande insegnamento legato al fatto che ci diceva spesso non siamo interessati, non siamo affascinati dal problema, ma dal come le persone vivono e dalla ricerca di soluzioni migliori alle difficoltà. Poi il valore del rispetto come forma della relazione, non come valore astratto, ma come modalità relazionale. Con l'attenzione alla reciprocità e alla lealtà. La sapienza nell'uso del pensiero e della comunicazione nella relazione terapeutica. Questo in particolare con le situazioni chiamate di psicosi. E poi due aspetti fondamentali che ho imparato, soprattutto dalla sua comunicazione non verbale e da quella verbale rispetto al suo modo di parlare. La semplicità. Semplicità nella sua narrativa, la sua semplicità, la sua capacità di sintesi rispetto al pensiero complesso e anche le modalità dell'eloquio e la leggerezza. Era un omone, eppure lo sguardo, la voce, il movimento e anche il passo sembravano, come nel film di Walt Disney, no? Ippopotami che si muovono in punta di piedi. Lui era capace di muoversi in questa maniera ed era un omone. Almeno per la mia staffa è un amore. La canzone che ho fatto sentire poco fa durante l'intervallo, perché questa leggerezza, questa semplicità mi ha revocato un'immagine di una copertina di un disco dei Gentle Giant, che questo viso, no? Questo sguardo di questo gigante,
E allora sono andato a sentirmi a casa al vinile il testo di Giants, che è la canzone, il brano che è di apertura a questo album, e guardate le parole. Beh, per me è stata una sorpresa, perché l'ho visto qualche giorno fa. Il testo inizia in questo modo: la nascita di una presa di coscienza, il sorgere di una grande aspettativa, l'emergere con successo, con aria di sfida. Insieme le parti formano un gigante. E anche la copertina è molto evocativa dal mio punto di vista, perché rappresenta un po' quello che è l'eredità di questo pensiero, e le persone nelle mani del gigante potrebbero essere viste come tutti coloro che in qualche modo cercano di portare avanti questa eredità. A me appariva con questo sguardo genuino e buono, non ho trovato altre maniere di descriverlo. E mi ha fatto ripensare al concetto di amore che trovate nell'albero della conoscenza di Maturana e Varela, come amore, come accoglienza dell'altro e incontro benevolo con l'altro, che è fondamento di ogni socialità. Ovviamente c'è una connessione forte con la storia familiare, l'hanno già citato Bertrando e la Cinzia Giordano. Io ho passato la mia infanzia, le mie estati a Sottomarina di Chioggia. E quando io ho incontrato Boscolo la prima volta in vita mia, gli ho detto: ma Boscolo è di Sottomarina. Gli ho detto: come fai a saperlo? Perché tutti i Boscolo vengono da Sottomarina di Chioggia. E questa è una foto dell'epoca col mio papà. Allora, quello che penso di aver appreso da questo incontro è una forma di epistemologia che libera, che permette di uscire dal dominio delle verità, affidandosi con serena responsabilità al dominio delle possibilità. E sto imparando, perché non l'ho, forse nell'ultimo Frontiera in cui ha partecipato Luigi durante l'intervallo, dopo il mio intervento, mi ha guardato e mi ha detto: guarda che c'è ancora un po' di strategico in quello che dici. E infatti ho cercato di imparare questo approccio estetico che sia Boscolo che Cecchin hanno cercato di mostrarci in maniera ostensiva. È quello che mi ispira quando faccio terapia, quando faccio formazione. Per concludere, vorrei dedicargli, giusto per concludere anche questo pezzo di rituale, delle parole che suonano così. Boscolo se n'è andato in silenzio. Si udì una voce dal cielo che disse a Mosè: Mosè, è la fine. Il tempo della tua morte è venuto. Mosè disse a Dio: ti supplico, non mi abbandonare nelle mani dell'angelo della morte. Ma Dio scese dall'alto dei cieli per prendere l'anima di Mosè e gli disse: chiudi gli occhi. Mosè li chiuse. Posa le mani sul petto e accosta i piedi. E Mosè così fece. Allora Dio disse all'anima di Mosè: ora è giunta la fine. Parti dal corpo di Mosè e non tardare. Ma essa replicò: Re del mondo, io amo il corpo puro e santo di Mosè, non voglio lasciarlo. Allora Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio dalla sua bocca. Poi Dio pianse.